Crescono le segnalazioni di casi di molestie nei luoghi di lavoro. I dati in aumento sono stati presentati dalla consigliera di parità della provincia Flavia Monego nella lunga relazione esposta martedì nel corso del Consiglio provinciale. Il servizio di consulenza della consigliera ha avuto 161 accessi complessivi nel 2023, 91 da parte di donne e 70 da parte di uomini. Sono stati 15 casi di discriminazione individuale segnalati e seguiti puntualmente. 3 casi hanno riguardato la conciliazione vita-lavoro, 4 i regolamenti, la contrattazione e l'organizzazione del lavoro, 1 a testa la progressione di carriera, la disparità salariale e le molestie. Ben 4 casi sono stati di molestie sessuali vere e proprie sul luogo di lavoro. Come detto, si tratta di numeri in aumento rispetto agli anni precedenti, ma questo, spiega Monego, è un dato che va letto in maniera positiva, perché significa che è in crescita soprattutto la consapevolezza verso comportamenti che troppo spesso prima passavano sotto silenzio. I dati presentati ieri nel consiglio, durante il consiglio provinciale, sono davvero significativi, sia per gli accessi che sono aumentati rispetto all'anno precedente, ma anche al numero di casi di molestie nei luoghi di lavoro di cui mi sono occupata. Questo non vuol dire che le molestie sono aumentate, vuol dire che le donne hanno più consapevolezza e si decidono a segnalare e a denunciare e a rivolgersi alla consigliera di parità per cercare di risolvere questa situazione collaborando con il datore di lavoro. Dei casi citati, grazie al lavoro di mediazione portato avanti, 11 si sono conclusi con esito positivo, 2 sono attualmente in fase di mediazione e solo 2 sono stati archiviati. Buone notizie anche per il centro antiviolenza, su cui pendeva il rischio di chiusura dopo l'entrata in vigore dell'accordo Stato-Regioni sui requisiti minimi per i finanziamenti pubblici. L'azione sinergica portata avanti assieme ai sindaci e alla provincia con l'interessamento dell'assessora regionale Emanuela Lanzarin, spiega Monego, hanno portato intanto alla proroga dei termini per adeguarsi ai requisiti minimi, ma per scongiurare la chiusura del centro serve ora uno step ulteriore, anche con un cambio di passo culturale.